prendete il posto, fate finta che sia macellone. Maestro, maestro Fabio Macelloni, direttore del Coro dei Polifonici di Genova. Partiamo dalla fine, c'è un sesto cluster che farà parte di questo gruppo. Sì, mi sa che domani su YouTube ci sarà... Vabbè, sì, questa sera abbiamo fatto un giochino, mi sono unito a loro per cantare un bis, un famoso inglese nella elaborazione dei King Singers. Beh, comunque, a parte questa cosa spiritosa, è stato molto divertente lavorare con questo gruppo, che è sicuramente un gruppo di punta. Io spero che vadano veramente avanti molto bene, perché l'idea di utilizzare le voci sia anche in un genere chiaramente diverso da quello che noi normalmente facciamo, ma è molto interessante, sono molto preparati. D'altronde è il lavoro che facciamo noi, tra l'altro due di queste ragazze sono nostre ex allieve del Coro di Voci Bianche. È il lavoro che facciamo noi, cioè l'affinamento dell'orecchio musicale proprio volto alla realizzazione di musica vocale pura. Nicola Nastos, Eric Bosio, le voci due delle tre voci maschili dei cluster. Che atmosfera natalizia, ma non solo, qua al Palazzo Ducale, un momento importante, tanto pubblico questa sera. Sì, tantissima gente, molte facce conosciute, per noi non è una cosa usuale cantare davanti agli amici e ai parenti. Abbiamo avuto un'estate piena di concerti in tutta Italia e non solo in Italia, quindi è bello essere a casa, specialmente a Natale. E quindi cantare, poi nel secondo tempo faremo anche molti canti natalizi, quindi creeremo proprio l'atmosfera di ritorno a casa e l'amore natalizio. Ne avete approfittato per passare Natale con le famiglie in giro per l'Europa, per l'Italia, però Genova rimane nel cuore, a volte è anche difficile essere apprezzati proprio nella propria città. Sì, no, infatti noi abbiamo fatto più concerti in giro che a Genova in realtà, ma da dopo la nostra atmosfera, così, il nostro periodo televisivo, anche Genova ha risposto di più e quindi abbiamo avuto occasione di fare più concerti nella nostra città. In uscita un singolo che è già disponibile su iTunes, i prossimi lavori a quando? Oltre al singolo? Noi stiamo preparando il terzo CD che dovrebbe uscire a febbraio, penso. Più o meno, chi lo sa? Con pezzi anche nostri. È roba bella. Adesso una performance insolita, quella che vi aspetta insieme ai ragazzini, difficile comunque, fa piacere anche a vedere così piccoli, che comunque anche siete un esempio per le giovani generazioni che si possono cimentare. È una cosa del tutto nuova, tutti noi veniamo comunque da esperienze corali diverse oppure orchestrali o comunque musica d'insieme, strumentale e non, ma è la prima volta che i cluster come gruppo cantano non da soli, quindi sarà divertente. Non da soli. Non da soli, cioè con un'orchestra, insomma. Okay. Perché no, tu hai suonato con l'orchestra, io ho cantato con l'orchestra. No, io dico, tipo Gigi D'Alessio mi ha fatto una cosa. Dopo Gigi D'Alessio è la prima volta che cluster non cantano da soli. Buon Natale, ovviamente. Altrettanto, auguri. Grazie. Grazie mille. Forse alcuni di voi non sanno che il maestro, ma
Macelloni qui con noi, oltre ad essere un fantastico direttore di coro, orchestra, si diletta anche col canto, no? Sì, il maestro Macelloni. Non volete sentire, non vogliamo sentire Macelloni. Più Macelloni, questa qua è una cosa proprio, non si vedrà mai più. Su YouTube magari? Sei sicuro? Come speriamo? Sei ancora in tempo? No, non lo so più in tempo, basta. Qui. No, no, no. Oh, yeah.